trovati con le notizie di sport di ATV Marche, edizione del lunedì, nella quale andiamo a riepilogare quello che è successo in questo fine settimana, ricominciando ovviamente dalla Serie B e da quella vittoria così importante in chiave salvezza dell'Ascoli, che a Piacenza ha battuto di misura la Feralpi Salò, un successo che dà ossigeno puro alla classifica dei bianconeri, la soddisfazione inevitabile e le sottolineature di quanto importante sia stata la vittoria, oltre che meritata, sono arrivate dal tecnico Castori nel dopogara. Lo sentiamo. Questa partita di Serie B, le due squadre che lottano per salvarsi, partita molto delicata a livello di risultato, e non poteva essere una partita spettacolare secondo me. Due squadre che devono badare soprattutto a non far giocare l'altra, a non prendere gol, perché poi rifarlo è un problema. Era una partita che di questo tipo qui era facilmente immaginabile. Abbiamo capitalizzato l'episodio, perché sono partite che poi le decide l'episodio, il colpo sul calcio, sulla, diciamo, consigliere di posizione laterale, il calcio angolo, se non ricordo bene come, con Masini, e poi abbiamo combattuto come lottavano loro, perché questa partita appunto di sostanza, di grande intensità a livello fisico, non poteva essere spettacolare, però mi si è consentito di dire anche il campo non permette di giocare troppo a pallone, questo è, come era oggi il campo, gioco il calcio è un'altra cosa, quindi il campo non permetteva di giocare diversamente, secondo me. Noi abbiamo interpretato la nostra partita soffrendo, abbiamo avuto le nostre sfortune in partita, come le fortune di Masini, quello di Valzania e quello di Streng, perché cambiare tre giocatori sulla stessa partita, comunque la gestione poi sulle sostituzioni si complica un po'. Però i ragazzi hanno saputo soffrire, è stata una vittoria di gruppo, stringere i denti, e quindi abbiamo generato un obiettivo importante oggi. Mi si è consentito dire che regalo li abbiamo fatto anche noi all'ultimo lì con D'Ufficio davanti al portiere, perché se fa il 2-0 si evita tutta quella sofferenza finale, quelle polemiche eccetera, no? Perché era un'occasionissima, si poteva chiudere la gara, soffrire di meno, evitare tutto la bagarre finale, però il calcio ha fatto anche di errori, il fatto di prudenza e di errori, noi abbiamo capitalizzato l'episodio e niente, tutto qui. Mi sono domandato come ha fatto a non fischiarlo subito, perché era talmente evidente, tant'è che mi hanno pure espulso per quello. Sono andato lì a protestare perché lui era lì, però evidentemente oggi preferiscono farsi consigliare dal VAR, perché è impossibile non vedere il fallo. È impossibile secondo me. Infatti io ho detto come fanno a vederlo, una volta fuori. Ma era fin troppo evidente, cioè non era nemmeno dubbio, era fin troppo evidente che c'era il fallo, però mi ha costato l'espulsione, pazienza. Le squadre hanno saputo comunque lottare e soffrire, perché quando ti giochi tanto è normale che si ha quella tendenza a non rischiare, a non fare le cose che poi possono provocare, pregiudicare il risultato per qualche errore, eccetera. Ma anche loro hanno giocato così. Non è che, quindi è stata una partita che tutte e due le squadre sono adeguate a fare questo tipo di partita. La Serie C, il girone B, si è completato ieri con le ultime gare di questo 28esimo turno. Partiamo dal riepilogo. Si è cominciato venerdì con la vittoria esterna della Torres 2-1 a Pontedera e lo 0-0 tra Spalla e Arezzo. Sabato la sconfitta casalinga dell'Ancona 3-1 subito contro il Rimini, la vittoria del Pescara contro la Lucchese 1-0 e la vittoria di misura della Recanatese nel derby contro la Vispesaro. Ieri la vittoria del Gubbio d'Olbia 2-1, il pareggio della Fermana 1-1 a Chiavari contro la Virtus Entella, la vittoria del Cesena 2-0 contro il Pineto, la vittoria del Perugia contro la Juventus Next Gen 2-0, Carrarese Sestri 5-1. Questi sono i risultati punto d'oro, quello che ieri ha conquistato la Fermana nel finale contro l'Entella, al termine però di una partita giocata a viso aperto dalla formazione di Protti. Davanti ai circa 40 tifosi arrivati da fermo in una delle trasferte più lunghe della stagione, la Fermana riesce a fare punti all'ultimo minuto. La squadra di Protti evita un'altra sconfitta di misura dopo Cesena e Perugia. Succede tutto nel secondo tempo sul campo dell'Entella. Fort risponde a Giovannini. All'ottavo minuto il primo squillo di gialloblu con una punizione dal limite dell'area. Giovinco calcia direttamente, palla che supera la barriera e serve un grande intervento di De Lucia per evitare il gol.
Reagisce al 17esimo Lentella con il tiro da posizione ravvicinata di Zappella. Buona risposta di Furlanetto. Dopo la mezz'ora di gioco, la Fermana rischia grosso con Lipani che da due passi tutto solo non la impatta bene e regala il pallone a Furlanetto. Entella ancora pericolosissima nel finale di primo tempo sugli sviluppi di un corner, palla rimessa in mezzo, Embalo sale più in alto di tutti e di testa la stampa sulla traversa. Il pallone rimane lì, Tomaselli ci riprova, ma Furlanetto con l'aiuto di Scorza respinge. Parte forte Lentella nella ripresa con il bel tiro dalla distanza di Peterman. Furlanetto lo respinge con una gran parata. Dopo la prima parte della ripresa, con i Liguri saliti in cattedra, Giovannini trova il gol del vantaggio. Palla in mezzo di Zappella, mischia sul pallone che rimbalza dappertutto, il numero 9 se la ritrova lì e da due passi buca Furlanetto. Prova a reagire la Fermana con il tiro da buona posizione di Giovinco al 69esimo. Ancora De Lucia gli nega il gol. Gialloblu che attaccano a testa bassa e hanno una grandissima occasione con Scorza sulla palla al bacio di Giovinco. Il centrocampista però non riesce ad impattare bene. La Fermana si sbilancia e all'84esimo Lentella sfiora il raddoppio con il colpo di testa di Vianni che si spegne di poco a lato. Fronte subito ribaltato e Petrelli da ottima posizione si fa respingere il tiro. In pieno recupero, la Fermana trova il pareggio con il gol segnato di Baccino da Fort sulla spizzata di Marcandella. Nell'ultimo minuto, prima Gianelli con un bel tiro al volo dalla distanza e poi Giovinco rischiano di regalare i tre punti ai gialloblu. Ora testa la prossima gara contro l'Olbia che sa tanto di gara da vita o morte. I sardi, penultimi in classifica, hanno perso contro il Gubbio e arrivano a Recchioni a più +2 sulla Fermana. La classifica c'è il Cesena in testa con 71 punti, Torres 59, Carrarese 52, Perugia 49, Gubbio 47, Pescara 44, Pontedera 39, Rimini 38, Juventus Next Gen 37, Pineto 36, Arezzo 35, 34 punti per la Virtus Entella, Vispesa Rulchese 32, Ancona 30, Spal 29, Sestri 28, Recanatese 27, Olbia 21 e Fermana che chiude con 19 punti. Una brutta sconfitta quella dell'Ancona subita contro il Rimini sabato al Del Conero, Ancona che era andata a riposo avanti, ma sono bastati 7 minuti agli ospiti per fare 3 gol e vincere la partita complicando la situazione di classifica dei biancorossi. Su questa situazione di campo siamo recidivi, non è che purtroppo io non riesco, non sono riuscito con questo gruppo ad incidere sotto questo aspetto. Quindi alla minima disattenzione comunque ti sciogli. Questo purtroppo è un grosso limite. Su questo limite il sottoscritto purtroppo non, da quando sto ad Ancona non sono stato, come dire, efficace. Cioè dire che primo tempo è stato uno dei tanti, diciamo, è stato un primo tempo importante, veramente bello. Mi spiace, vorrei stare un attimo con loro in campo, proprio dentro al campo, per aiutarli, ma all'interno del campo purtroppo sto in panchina e anche lì, per quanto mi possa scolare, non riesco ad incidere, non ho avuto nessuna bisaglia, anzi, cioè, questo non è, ho detto, un'annata molto ma molto particolare, quindi sarà ancora più bello compiere l'impresa che ai molti forse danno per scontata, ma scontata, la salvezza scontata non ci sta. Se si vanno ad analizzare i gol subiti, soprattutto il primo, che è poi il primo che ha stappato il Rimini, no? E ti ha reso fragile. Quindi è un primo gol purtroppo che non devi, in Lega Pro non devi subire. L'hai subito e poi è successo quello che è successo. Quali sono stati le prime del primo gol, quali sono stati le, diciamo, gli errori più evidenti? Allora io diciamo, molto spesso mi è capitato di parlare con voi di aspetti di tattica individuale,
quindi lì si è sbagliato una tattica individuale in fase di non possesso palla, una cosa semplice, e quindi ci siamo consegnati all'avversario. Il Rimini si è consegnato a noi non lo so quante volte nel primo tempo e si è andato nello spogliatoio 1-0. Scendiamo ora nel girone F del campionato di Serie D con risultati classifica per riepilogare. Sabato la vittoria del San Nicolò 1-0 in casa contro il Vasto Girardi. Ieri invece la sconfitta dell'Atletico Ascoli casalinga contro il Roma City 1-0, la sconfitta del Fossombrone in casa del Termoli 3-0 e poi la vittoria della Vigor Senigallia in casa del Real Monterotondo 2-1 e la vittoria della Samb 3-2 in casa del Riccione. Campobasso Sora 2-0, a Chieti la vittoria dell'Avezzano 1-0, l'Aquila Tivoli 2-1, il prossimo 6 marzo il recupero tra Mattese e Fano che però scenderà in campo mercoledì per recuperare già una delle due gare che non ha disputato in questo torneo. Campobasso in testa con 50 punti, Samba 48, segue l'Aquila con 43, Avezzano 42, Vigor Senigallia 38, Roma City 37, San Nicolò Notaresco 36, Chieti 33, Fossombrone 31, Riccione 30, Atletico Ascoli e Tivoli 28, Sora, Termoli 27, Real Monterotondo 24, Fano 19, Vasto Girardi con 18, Mattese con 17 punti. La classifica del campionato di eccellenza, 23esima giornata, Montegranaro, Maceratese 2-0, Atletico Azzurra Colli, Urbania 3-0, Castelfidardo, Iesi 3-0, la vittoria dell'Urbino 2-1 in casa del Chespor Monticchio Gallo, Montefano batte Chiesanova 3-1, San Giustesio Simana 3-2, Tolentino Monturano Campiglione 2-0, a Montegiorgio vince la Civitanovese 2-1. La classifica, la Civitanovese in testa con 43 punti, Montefano 41, Urbino 38, Montegranaro 37, Chesporta, Montecchio Gallo e Chiesanova 36, Castelfidardo 35, Maceratese 33, Tolentino, Osimana, Urbania 32, Iesi 27, San Giustese con 18 punti, Montegiorgio con 17, Monturano Campiglione 16, Atletico Azzurra Colli con 14 punti. Stop un'altra settimana per quello che riguarda il basket, ma si è giocato invece il volley. Allora in Superlega il KO della Lube, un KO che è arrivato contro Piacenza, un KO che è anche stato abbastanza netto, 3-0 per gli ospiti. Manca alla Lube l'occasione per blindare il terzo posto in regular season. 21-25, 27-29 e 22-25 i parziali con gli emiliani che si portano a più 3 proprio in classifica, collocandosi loro al terzo posto. Lube ora quarta e nell'ultimo turno a Verona ci si giocheranno le residue possibilità di ristabilire le gerarchie e di ritornare al terzo posto. La partita scivola via in 3 set, meno di 90 minuti con gli ospiti superiori al servizio e in attacco. Sono i dettagli a fare da ago della bilancia nei primi due parziali, con la Lube a corrente alternata in ricezione e consapevole di essersi inceppata sul più bello nel secondo set. A far festa sono i tanti ex biancorossi sul fronte emiliano, trainati dai punti del top scorer Romanò 13 e dai voli di Scanferla MVP non per caso in doppia cifra per Piacenza. Anche Caneschi 11 punti con 4 ace e Lucarelli 11 punti a referto in doppia cifra per la Lube, Lagomcia 12 punti e Nikolov invece con 10. Nel campionato di serie A1 femminile la Mega Box Vallefoglia cede in 4 set a Novara al termine di una partita a due facce. Per almeno un set e mezzo infatti la squadra di Pistola ha giocato ad alto livello, per poi cedere progressivamente di fronte ad un'avversaria che è cresciuta moltissimo nel corso dei set e ha chiuso a braccia alzate, guidata dalla pesarese Valentina Bartolucci, MVP della partita. Nel primo set la Mega Box parte di gran carriera, mettendo subito in grande difficoltà le padrone di casa in ricezione. Megabox che arriva anche, anzi Novara sul meno 2 getta via due battute con Bosetti e con Bonifacio, ed è la Cosceleva a piazzare la zampata indispensabile per chiudere 25-21 il primo set. Nel secondo set partenza forte di Novara 4-0 con la all out di De Gradi, poi Akimova che allunga a più 5, ma è un break di Novara a spezzare questa inerzia, ad invertire questa inerzia della gara. Un ace di Gardini porta la Megabox a meno 3 sul 23-20, ma è l'ultimo guizzo per la formazione di Pistola. Un muro di Bonifacio chiude il set sul 25-20. Terzo e quarto set che hanno avuto invece andamento simile, con discreta partenza della Megabox, ma poi Novara a riprendere la sua corsa in solitaria attraverso break imperiosi, spesso aiutati anche da una serie di errori proprio di Vallefoglia.
Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito www.etvmarche.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook di ETV Marche. Grazie per l'attenzione, l'augurio è di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.